Volare, se così possiamo dire, quando questi bilanci
per 150 anni hanno un solo segno, questo, tre quarti del PIL da Firenze in su, oppure parzialmente da Roma in su, in 150 anni, e solo quando un terzo, quando un quarto, e quando addirittura in certi anni un quinto del prodotto interno lordo si è riversato su, e si è riversato come clientele. Guardate, i nostri ospiti, pertanto italiani, che sono stati intervistati in piena estate, che quindi con tutta probabilità erano qui soprattutto per fare delle vacanze marine, hanno però sottolineato che arte, cultura, food and wine, tradizioni e natura sono degli elementi fondamentali che differenziano la vacanza nel Salento rispetto ad altre forme di vacanza, anche per il nostro territorio. Voi siete condannati ad essere intelligenti. Quando non lo siete, quando vi impegnate ad essere stupidi, quando vi impegnate ad essere salentini, insomma, non ci fate una bella figura. Qui qualcuno ha inventato le prime forme di scrittura. Nella Grotta dei Cervi c'è un grande quadro, ogni segmento probabilmente rappresenta un nostro progenitore, e da lì che bisogna lasciarlo perdere, torniamo in Messina. La storia del mondo, il primo alfabeto dell'area del Mediterraneo, del Messanico, cioè quelli che hanno cominciato a scrivere, noi siamo condannati ad essere più intelligenti degli altri. Quando siamo così come siamo ora, così salentini, ci stiamo mettendo l'impegno. Noi dovremmo essere mille volte e miliardi. La storia ci ha dotati di un patrimonio. I messaggi hanno insegnato al mondo. Roma costruisce i suoi acquedotti dopo la conquista messanica. Noi quest'anno a Gallipoli stiamo fermando l'orologio, perché l'anno scorso ce ne siamo accorti che, fortunatamente, perché in altri posti sono andati via con i giovani che sono arrivati a Gallipoli, e ovviamente facendo anche la differenza in termini economici, ma ce ne siamo accorti che il territorio di Gallipoli, la parte giovane, quindi mi riferisco a Baia Verde, non è potenzialmente preparata per accogliere quelle masse di ragazzi. Quindi immediatamente, grazie anche agli amici, ma non solo perché ce l'ha chiesto il prefetto, perché si era arrivati anche ad una situazione insostenibile dal punto di vista della sicurezza pubblica, gli stessi imprenditori immediatamente, con la telefonata fatta dal tavolo della prefettura, la sera stessa hanno spento la musica. Quello è stato un sinonimo di grandissima maturità. Nel 2000 il Zanzara, che conoscete tutti quanti, non esisteva. Baia Verde, si scendeva e c'era un signore che grattava il ghiaccio e lo vendeva con un po' di limone e ti dava la granita. Stiamo parlando del 2000. Una particolarità assoluta di Vaste, la chiesa che noi abbiamo indagato nella zona di Fonte Giuliano è uno dei monumenti più antichi della storia del cristianesimo. Non solo nell'Italia, è legato probabilmente al culto di Santo Stefano, a una specificità straordinaria, il tesoretto di Vaste, le 250 monete d'argento, delle zecche greche in particolare in Italia, sono tutti oggetti straordinari che veramente sono, sarebbero meritevoli di stare nei più grandi musei del mondo. Noi ce li abbiamo, dobbiamo dare forza a questo. Non voglio sottrarre molto tempo, vi volevo dire a proposito del Touring Club che nel 2000 ho avuto la fortuna di collaborare con il Touring Club italiano, e quindi ho pubblicato proprio la parte dell'archeologia assieme a dei box su Vito Ennio, su Tito Schipa. Carmelo Bene non era ancora morto, quindi mi hanno impedito di fare il box dedicato a Carmelo Bene, peccato. Ma allora il funzionario del Touring Club che io portai in giro si rese conto di quello che io dicevo e disse: il triangolo Otranto, Mantova, Castro racchiude i beni culturali più importanti forse d'Italia, e quindi dai monumenti megalitici, da queste ricchezze enormi che abbiamo e che qualcuno magari tenta di distruggere, alle aree archeologiche. Pensate che della distruzione di Vaste e Murone Cesare ho parlato, autori antichi raccontano di Cleonimo che sbarca a Castro, distrugge l'entroterra, cioè Vaste e Murone Cesare, poi va oltre a Todoro, finalmente 200 navi che vengono affondate. E quindi il nostro territorio è importantissimo, io sono innamoratissimo, non ci dimentichiamo.